Presentazione stamattina alla scuola secondaria Scipio Sigele a Riva del Garda del murales e dell'esposizione dei lavori realizzati in occasione del progetto Face from School, English and Arts e Castelli in Rete, oltre che dei lavori realizzati durante quest'anno scolastico nei laboratori di arte e immagine. A presentare i lavori sono stati gli stessi alunni, che hanno guidato i presenti alla lettura dei manufatti da loro stessi realizzati. Siamo negli ultimi giorni di scuola, è il momento di presentare i lavori svolti dai ragazzi durante l'anno scolastico. Cosa hanno fatto i ragazzi qua alle sigle? Allora, abbiamo fatto un progetto relativo allo stesso personaggio delle sigle, perché abbiamo fatto proprio un lavoro sul fondatore della scuola, o meglio sul personaggio a cui è stata dedicata la scuola, Scipio Sigele. Siamo partiti dalla sua figura storica e l'abbiamo estrapolata per farci un lavoro di street art, per cui sono diventate delle sagome, come vedete qui, e poi sono diventate altre cose all'interno del percorso. Questo è un lavoro fatto interamente dai ragazzi, con il mio aiuto, e anche all'interno ce ne stanno due altri, fatti sempre con la tecnica del murales e facendo riferimento anche ad artisti della storia dell'arte contemporanea che loro tra l'altro hanno anche incontrato al MART con dei workshop specifici. Quanti ragazzi sono stati coinvolti in questo progetto? Più di una quarantina di ragazzi. La scuola sta finendo, è il momento di presentare tutte le attività didattiche fatte dai ragazzi qui della scuola Scipio Sigele. Sì, diciamo che questo qua è un momento conclusivo di un percorso che è stato fatto durante l'anno. È una grande soddisfazione vedere il lavoro che è stato portato avanti da parte degli alunni con il corpo docenti. E tra le attività che abbiamo visto questa mattina, Face from School, che è un'attività di murales e di lavori svolti praticamente da un gruppo di facoltativo curato dal professor Gabellone, poi Pop Shop creato da un'attività della professoressa Rusconi, in cui sono state allestite e create dei gioielli, delle cartoline, e segnalibri, dopo anche altri oggetti tipo portafogli, così che vengono offerti dopo e usati per attività di raccolta. E ultima attività che abbiamo presentato questa mattina è il progetto Castelli in Rete. È un progetto legato all'uso veicolare della lingua inglese, molto, molto importante, che è già stato avuto modo di essere presentato nel piazzale della Rocca al MAG e oggi è stato portato avanti da una classe prima D che ha illustrato il racconto praticamente della storia dei castelli trentini in inglese. E altre attività che sono curate in questo caso qua proprio nell'aula di arte sono prodotti legati ad artisti visti durante la materia di educazione artistica, durante l'ordine di educazione artistica, in cui proprio sono stati creati dei libri particolari, tipo libri borsetta, che raccontano un po' l'esperienza del viaggio. E la scuola si rivolge sempre, vuole sempre avere un contatto anche verso l'esterno con l'amministrazione pubblica per le proprie attività. Certo, diciamo che la sinergia con l'amministrazione comunale di Riva è fondamentale. Un ringraziamento particolare va all'assessore Zanoni, ma anche all'assessore Bolettini che sono qua presenti oggi. E innanzitutto per la disponibilità anche delle strutture che abbiamo avuto per poter, tra virgolette, abbellirle e renderle più vivibili anche dagli alunni e anche più sentite come loro. L'esperienza del murales, di poter anche adornare delle parti esterne che sono tra virgolette pubbliche, caratterizzano insomma la scuola e la fanno sentire ancora più viva e parte degli studenti.